Ma salve, buon godo dei di ottobre incredibile con l'autunno alle porte ormai dei... Ragazzi, pazzesco, assurdo, e rieccoci qua in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di godo incredibile, finalmente da solo perché loro sono a lavorare, incredibile ragazzi, voi non potete capire, queste giornate sono state piene di godo e di video. Infatti ne voglio approfittare per dirvi qualche sus spoiler di quello che sta per arrivare sul canale. Incredibile, ragazzi, mamma mia! Ma rivedrete questa magliettina incredibile nel nuovo episodio di Sapore di Godo che ho registrato e che vedrete prossimamente sul canale. Oltre a quello, ragazzi, ho finito anche di registrare insieme a loro il nuovo episodio dell'anti-show incredibile dove si parlerà del tema delle mascotte. Ci sarà un ospite talmente incredibile che potrebbe essere entrato a far parte di questo gruppo di personaggi godosi in questo ufficio incredibile. Detto questo, ragazzi, introduzione ovviamente breve, come faccio al solito io, parliamo dell'evento incredibile Bad Blood 2024, l'ultimo pay-per-view targato da WWE. Sì, questo pay-per-view vale solo l'Hell in a Cell match che è piaciuto da morire. Però il resto dei match sono stati veramente inutili, posso dirlo, tranne il main event. Questo pay-per-view vale solo per il match tra CM Punk e Drew McIntyre, che mi è piaciuto da morire, ripeto. Ora ne parlerò, incredibile. E vi faccio un altro spoilerino oggi, ragazzi, va così. Ho in mente il video di Halloween. Perché da una parte vorrei parlare di film horror, magari o brutto oppure bello, insomma cose così. O dall'altra vorrei parlarvi di una serie che ho visto che non c'entrerebbe niente con la tematica horror, ma allo stesso tempo ti parlano di un personaggio in questa serie. È molto un villain, se vogliamo, no? Se siete proprio super godosi e mi cominciate a capire, potreste capire a che serie intendo. Una serie che è andata fortissimo su Netflix. Potrebbe parlare proprio della tematica del wrestling. Quindi chi lo sa, quindi potrei o fare un video di Halloween proprio su quello o su un film. Devo vedere, ne riparleremo in pratica. Sigla e si parte. Eccoci qua con la nostra scrivania pazzesca e assurda per parlare di Bad Blood 2024. Incredibile! Come vi dicevo poco fa nella intro, tutto questo show girava attorno a veramente un match importante. Voi potreste dire, vabbè, intenderai ovviamente il main event incredibile tra Cody Rhodes e Roman Reigns contro Solo Sikoa e Jay Fatu. No, perché quel match ne parlerò tra poco. Incredibile per me il match ovviamente della serata, per quanto mi riguarda, ovviamente il match fra CM Punk e Drew McIntyre in un Hell in a Cell match. E appena ho iniziato a vedere Bad Blood, vedere che il match che praticamente meritava di essere il main event dello show è messo come primo match della serata, come dire, una parte ne mi ha cominciato a dire ai 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 ai, se questo match è buono si avvererà una delle regole che la WWE negli ultimi anni sta sfornando sempre, cioè quando c'è un pay-per-view minore e il miglior match è il primo, vuol dire che tutto il resto è un po' una cagata. Nel caso di Bad Blood ci cioè, sono andati vicini, perché ripeto, tolto il primo match e il main event, quello che c'è stato in mezzo è proprio una puntata di Raw allungata con un po' di Brodo McMahon, una cosa del genere. Comunque, terzo e ultimo match di questo feud fra CM Punk e Drew McIntyre, che come vi dissi parecchi video fa, è un feud che mi intrigava, ma allo stesso tempo la WWE lo stava allungando veramente, veramente tanto. E poi diciamoci la verità: i braccialetti dell'amicizia, in questo caso il braccialetto di CM Punk, ha veramente stancato. Non si può far girare un feud attorno a un braccialetto. Cosa costava la WWE far tornare AJ Lee, quella vera, e non un braccialetto, in questo feud incredibile? Perché i rumors dicono che, guarda caso, dopo che il feud è finito, adesso AJ Lee forse è interessato a tornare in WWE. Io capisco che con tutto quello che è successo con CM Punk e AJ Lee anni e anni fa, AJ Lee aveva messo una croce sopra la WWE, però lei è stata una delle diva più importanti pre-Women Revolution in WWE. Io non so se vi siete dimenticati, ma AJ Lee è stata una delle migliori wrestler femminili prima appunto della rivoluzione femminile, quindi con Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, eccetera. Cioè AJ Lee era l'unico motivo per guardare i match femminili, ragazzi, perché era una wrestler tutto tondo, sapeva fare feud interessanti, era bravissima a microfono. Vi ricorderete quel famosissimo promo dove lei praticamente distrugge la federazione femminile dell'epoca, facendo capire che lei era l'unica che sapeva fare wrestling, e col tempo che passa all'epoca aveva ragione, adesso ovviamente non più perché hai gente come Julia in NXT, oppure Stephanie Vanquart in NXT, oppure al main roster hai veramente Rhea Ripley, Bianca Belair, Jade Cargill. Le cose sono cambiate, ragazzi, però all'epoca, quasi 10 anni fa se non di più, le cose erano ben diverse.
Comunque, tornando a noi, gli avevo detto che questo feud, ripeto, lo stavano allungando troppo e poteva stancarmi. E infatti il match a SummerSlam tra loro due non è che mi aveva fatto impazzire, mancava un po' di spicy sul match di SummerSlam, cosa che invece il match che hanno avuto il mese scorso a Clash of the Castle mi era piaciuto tanto. Il match con le cordine sus, no, dove dovevano premere i pulsantoni, quello mi era piaciuto di più perché era già un pochino più violento, un po' più spicy, c'era un po' di sangue al punto giusto. Questo è l'Inna Cell, minchia, se è la conclusione di un feud che è completamente, per quanto mi riguarda, salito di 10 punti con un match simile e un finale simile, ragazzi. GG, io spero non continui questo feud, eh. Cioè, fatelo finire così e allora vi posso dire che la trilogia è un crescendo. Però se poi mi continuano e mi fate il quarto match, non lo fate, vi prego, non rovinate questa trilogia del godo veramente. E parliamo un attimo di questa Inna Cell, ragazzi. Prima di parlare del match, vi dico ovviamente che l'Inna Cell match ha una storia come gimmick dei match in WWE. E non per nascondervelo, l'Inna Cell match è sempre stato una delle mie tipologie di match preferite di sempre, ragazzi. L'Inna Cell match è incredibile. Io che sono cresciuto con gli Inna Cell match di una volta, sembro vecchio se lo dico, ma è così, ragazzi. Tipo Shawn Michaels contro Undertaker, che l'avrei visto mille volte. Undertaker contro Mankind, Triple H contro Shawn Michaels, Triple H contro Kevin Nash, insomma, ve la faccio breve. Perché mi piace l'Inna Cell match? Perché aveva senso tanti anni fa l'Inna Cell match? L'Inna Cell match non è la prima cosa un evento annuale che completamente distrugge l'idea dell'Inna Cell, incredibile, come hanno fatto pure con l'Elimination Chamber. Cioè, dare il nome del pay-per-view alla gimmick del match è assurdo, completamente distrugge l'idea del match. Questo perché, e mi collego a quello che per me è sempre stato l'Inna Cell, l'Inna Cell match è la stipulazione finale che si mette tra un feud di due wrestler che stanno per mettersi le mani addosso e si vogliono uccidere a vicenda. Come fai a finire questo feud? Il GM di solito dice: buttiamoli nell'Elina 6, che è letteralmente l'inferno in una gabbia, gli fai sfogare tutta la frustrazione e la rabbia che hanno da distruggersi a vicenda, e dopo il match sono completamente puri, tra virgolette, e possono andare per due strade diverse perché hanno scatenato tutta la loro frustrazione, come dicevo poco fa, nella gabbia incredibile. E infatti questa cosa aveva senso fino a tanti anni fa, perché ripeto, i match con Undertaker, per farvi l'esempio di Shawn Michaels con tutto quello che era successo con Bret Hart e bla 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 bla, il match fra Undertaker e Randy Orton nel 2005, che era un feud che andava avanti per mesi, da WrestleMania fino ad Armageddon 2005, tipo 5-6 mesi è durato quel feud, una cosa assurda. Oppure Triple H contro Shawn Michaels, dopo il fatto che Shawn Michaels era tornato e Triple H l'aveva colpito con martello. Insomma, erano feud importanti che finivano in una Inna Cell sempre super violento e che a me facevano impazzire. Che è successo dopo? Se non sbaglio, l'ultimo è l'Inna Cell che mi è veramente piaciuto prima della PG era, che per chi non lo sapesse, la PG era è stata l'era che la WWE ha iniziato dal 2008 in poi, nello specifico proprio da SummerSlam 2008, con l'ultimo Inna Cell decente, quello tra Edge e Undertaker, che era un feud che andava avanti da mesi e aveva necessità di un Inna Cell match senza sangue, purtroppo, a parte un piccolo botch sulla spalla di Edge, se non sbaglio. E proprio quell'Inna Cell è stato l'ultimo vero Inna Cell prima della PG era, un'era in cui si andava più per un pubblico di bambini e famiglie, il motivo per il quale John Cena in quegli anni è esploso quasi più di quando era campione nel 2006, e è durata per tanti anni, ragazzi. Adesso la PG era finalmente è deceduta, si sta andando di nuovo verso una teenager era incredibile, dove le cose stanno un pochino tornando alla, non dico ai livelli della Attitude Era o Ruthless Aggression Era, però un minimo, sai, non un po' più di sangue, sai, no? Perché il sangue serve in un feud per farlo diventare sempre un po' più violento, insomma, cose così. E dopo il 2008 tutti gli Inna Cell che ci sono stati dal 2008 fino a questo qui, e sono tanti anni, più di 10 anni, tolte proprio alcune eccezioni, ma che si contano sulla punta delle dita, tipo il match fra Undertaker e Brock Lesnar, se non sbaglio, nel 2015, perché aveva senso. Brock Lesnar aveva distrutto la streak di Undertaker e il match di SummerSlam era finito con uno blow di Undertaker. Terzo step era l'Inna Cell, quello ve lo faccio passare. Oppure il match fra Undertaker e Triple H, The Hand of an Era match. Forse me ne sto scordando qualcuno vagamente meglio, ma la maggior parte erano veramente una ciofeca, perché non erano violenti e soprattutto erano tutti fatti nel pay-per-view Inna Cell. E quindi se tu mi fai un pay-per-view che si chiama Inna Cell, io so che ogni anno c'è quel pay-per-view, io non mi posso immaginare che un feud fra due wrestler possa sfociare in un match simile, visto che c'è il pay-per-view che si chiama in quel modo, e quindi io so che lo faranno solo in quel periodo. Incredibile WWE come hai fatto a fare questo errore per tutti questi anni, pazzesco e assurdo. Questo è Inna Cell match, vedendolo ammetto che mi ha dato delle vibes dei vecchi Inna Cell match. Parte subito violento con loro due che si sbattono la testa sulla gabbia, incredibile. Una cosa che ho apprezzato è il fatto che fin da subito cominciano a usare oggetti spicy, tipo una cosa che mi ha fatto molto ridere di questo match è stato uno spot, non so se vi ritrovo una foto, ma in caso ve la metto, di CM Punk che prende un tavolo, e tu dici sì, i tavoli ci stanno nell'Inna Cell match, no? E CM Punk prende la testa di Drew e
prova tipo a schiacciarla nei piedini del tavolo. Io non credo di aver mai visto una scena del genere. Forse l'ultima cosa vagamente originale era il match fra Randy Orton e Jeff Hardy, Elina Cell match 2018, anche quello lasciamo perdere, però aveva uno spot solo quel match che meritava, che era Randy Orton che ficcava un cacciavite nell'orecchio di Jeff Hardy per fargli del male incredibile. Quella cosa mi ha ricordato un po' questo, l'originalità di vedere CM Punk usare una parte del tavolo che di solito non si usa, quindi GG. Ovviamente dopo questo spot incredibile Drew McIntyre prende un pochino più potere incredibile, comincia a sbattere CM Punk come se fosse un sacco di patate, e qui c'è il primo sangue del momento, perché prende gli scalini, glieli dà in testa e CM Punk comincia a far uscire un po' di sangue incredibile. Però in quel caso io credo sia stata una delle classiche pasticchette di sangue incredibile che si sarà rotto in testa, perché figurati usare i taglierini come si faceva una volta, ormai ragazzi sono passati quei tempi dolorosi del farsi il taglietto in testa, avrà usato una capsulina di sangue finto. Però poi succede qualcosa di incredibile, perché CM Punk comincia ad attaccare Drew e gli dà tipo una cassetta, mi sembra una cassetta degli attrezzi in testa, e Drew McIntyre comincia a far uscire sangue, ma non poco sangue, litri di sangue ragazzi. Per uno come me, ragazzi, io lo stavo impazzendo perché stavo godendo in una maniera incredibile. Però ho pensato, wow, questo secondo me Drew non ha usato la capsulina. Infatti si scoprirà dopo che gli hanno messo ben 16 punti in testa, perché il colpo l'ha sentito veramente. Calcola che per tutto il match l'arbitro provava a pulire la testa di Drew, perché ragazzi era veramente un fiume. Dopo questo momento di sangue incredibile cominciano a farsi le finisher a vicenda, prima Drew, poi CM Punk. C'è uno spot fighissimo su un tavolo, Drew prende CM Punk e gli fa un suplex su un tavolo messo fuori, che è molto molto figo. Mi pare che gli fa una mossa sugli scalini molto molto figa. Drew si comincia a arrabbiare del fatto che CM Punk non vuole mollare, e poi arriva per lo spot finale che di nuovo si va a cadere in quel dannatissimo braccialetto. Drew prende un sacchetto, io pensavo, oh, vuoi vedere che sono le puntine tipo quelle che usava Mick Foley, e invece no, tira fuori questo sacchetto, lo butta in testa a CM Punk, ed erano pezzettini dei braccialetti, sempre per ricordare il braccialetto di AJ Lee. Mamma mia ragazzi, questa cosa ha stancato da morire. Drew McIntyre prova a fare una claymore, questo mi sa che è lo spot migliore di tutta la serata. CM Punk schiva la claymore e Drew, come faccio a spiegarvelo, ve lo devo far vedere, fate finta che questo è uno scalino, fate finta che questo è Drew, lui va per la claymore, CM Punk schiva e lui cade perfettamente con l'osso sacro sugli scalini. Vi ho fatto pure l'esempio incredibile, facendosi un male incredibile CM Punk ne approfitta, prende una catena, se la rotola alla gamba, gli fa una go to sleep con la ginocchiata con la catena sus e vince il match. Ragazzi, un Elina Cell veramente bello, vedetevelo, recuperatevelo, è il match della serata per quanto mi riguarda, uno dei migliori Elina Cell match degli ultimi anni. Io spero che la stipulazione dell'Elina Cell rimanga nella WWE e ovviamente che venga lasciata in questo modo, ne preferisco uno all'anno, ma ha fatto bene ragazzi, che abbia senso, come è giusto che gli Elina Cell abbiano senso ragazzi. Sono contento. Per quanto riguarda CM Punk, adesso sparirà dalla WWE per tipo qualche mese, secondo me tornerà per la Royal Rumble e probabilmente inizierà un feud con Seth Rollins. E con feud con Seth Rollins probabilmente faranno il match che a WrestleMania dovevano fare l'anno scorso, ma poi si sono infortunati tutti e due e non l'hanno fatto, e lo faranno a questa WrestleMania. Incredibile. Per quanto riguarda Drew, non ne ho idea ragazzi. Forse un feud con Jey Uso per il titolo intercontinentale? Vedremo che succederà. Andiamo avanti. Ve lo dico sinceramente, tutti i match da qui fino al main event sono match veramente alla SmackDown, alla Raw, proprio classici match che vedete settimanalmente, senza cose incredibili. Ho dato un calcio alla scrivania, ragazzi, scusate, ma l'ho allontanato tipo troppo. Incredibile. Partiamo con il primo. Bayley contro Nia Jax per il titolo Women's Championship. Incredibile, che è una versione peggiore del match che hanno avuto a SummerSlam. Più che altro perché è stata la differenza del match di SummerSlam, dove io ho detto che Nia Jax si sta impegnando molto, fa meno botch incredibili. Questo match sarà che è venuto dopo l'Elina Cell match, quindi il pubblico era completamente cotto per il match di prima, quindi a nessuno fregava assolutamente niente del match che stava per vedere dopo. Però l'ho trovato molto slow. Cioè Nia Jax, se non sbaglio, voleva provare a fare una Hurricanrana, tipo che la mossa quella, sai no, che fa Rey Mysterio. E se non sbaglio tipo, ha fatto un mega botch, non credo di trovarmi mai nella vita la foto, ma se la trovo la metto qui. Se ricordo bene, Bayley ha dominato tutto il match e Nia Jax non ha fatto tanto fino a verso la fine del match, che è la parte più importante del match finale. Intendo che, se non sbaglio, Nia Jax colpisce l'arbitro, ah no, fa lo splash, che infatti ho detto wow, l'arbitro è veramente morto per sempre. Arriva Tiffany Stratton con una tire, sapete che il mio cuore sarà per sempre per Rhea Ripley e ne parleremo tra poco. Però ragazzi, Tiffany Stratton a Bad Blood con quel costumino viola approvo tantissimo. Arriva sul ring, colpisce Bayley, vede che Nia Jax è KO, va dall'arbitro, che non mi ricordo se è un altro arbitro o si era svegliato l'arbitro di prima, gli fa vedere la valigetta e tutti cominciano a dire sì, yes, 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 dai,
Tiffany Stratton potrebbe usare il suo Money in the Bank per diventare campionessa, incredibile. E no, invece non succede, perché Nia Jax si alza, guarda malissimo Tiffany Stratton, perché vi ricordo che loro sono tipo amiche. Arriva Bayley, Bayley lancia fuori dal ring a Tiffany Stratton con la valigetta, viene sorpresa da un attacco di Jax, mossa finale di Nia Jax, Nia Jax rimane campionessa. Match veramente meh, però ho apprezzato il pop per Tiffany Stratton, perché parliamoci chiaro, per WrestleMania io mi auguro che Tiffany Stratton sia campionessa di SmackDown, e io vorrei vedere un mio piccolo desiderio a WrestleMania, vorrei vedere Tiffany Stratton contro Charlotte per il titolo femminile di SmackDown, con Tiffany Stratton che vince ovviamente contro Charlotte, e la gimmick del match deve essere chi sa fare il moonsault migliore. Avete presente che Charlotte fa sempre il moonsault? Avete presente che Tiffany Stratton ha la sua finisher, che è the prettiest moonsault ever, cioè il moonsault più bello di sempre? Deve essere una faida fra moonsault. In un promo, una delle due deve dire all'altra: ah, tu pensi di fare il moonsault migliore, ma io lo so fare migliore. E mi fate contento, incredibile. Prossimo match incredibile: Damian Priest contro Finn Balor. Questo proprio lo potevate skippare, sto match, ragazzi. Forse il match più inutile di tutta la serata. L'unica cosa che io mi ricordo di questo match, e non sto scherzando, è che era sponsorizzato da Dragon Ball Sparking Zero. Non sto scherzando, è veramente stato sponsorizzato da Dragon Ball Sparking Zero. Non so come descrivervelo questo match, è stato veramente un match inutile. Per tutto il match Finn Balor prova a fare il furbo e Damian Priest lo distrugge. Prova a fare una mossa e Damian Priest lo distrugge. Vanno fuori dal ring, Finn Balor, adesso faccio delle mosse, clothesline di Damian Priest. Ragazzi, alcuni rumor dicevano che Finn Balor avrebbe riportato la gimmick del demone, ma che è finita dopo il match con Roman Reigns di tanti anni fa. Vi ricorderete, no? Il bellissimo match fra Roman Reigns contro The Demon Finn Balor, con Finn Balor che cade perché è stato colpito da un'entità sus, e quindi da allora non l'hanno più usata, perché è stato talmente triste farlo uscire di scena in quel modo che diavolo la riportiamo a fare. E anche di questo match la parte più interessante è il finale, perché arriva Carlito, arriva J.D. McDonagh, provano a distrarre Damian Priest, Damian Priest li distrugge, Finn Balor prova a fare una mossa finale, poi ne prova a fare un'altra, va per la terza volta se non sbaglio, Damian Priest lo colpisce, chokeslam 1, 2, 3 e il match è finito. Ragazzi, veramente il toilet break match della serata per quanto mi riguarda, e con questo termine intendo il classico match che fanno quando andate al bagno, ve lo perdete ma dite sti cavoli, incredibile. Passiamo a una cosa che mi ha fatto molto ridere, perché mi viene di esserci subito il match fra Liv Morgan e Rhea Ripley, c'è un annuncio russo, e quando c'è un annuncio russo io dico wow, qualcuno di nuovo, una gimmick nuova che ritorna, ritorni incredibili. Per un attimo pensavo John Cena, Triple H incredibile che arriva sul ring tutto contento e annuncia una delle cose più patetiche e inutili che io abbia mai visto, ragazzi, ma ripeto, fa sempre parte del discorso dell'accordo super economico che la WWE ha fatto con Saudi Arabia. Ah, che bella questo accordo, quindi per 10 anni se non sbaglio dobbiamo sopportare un accordo fra la WWE e Saudi Arabia, che ci ha regalato un sacco di perle, ragazzi. Vi siete dimenticati quanto sono belli i pay per view di Saudi Arabia, eh? Con tutti questi match di merda che non ce n'è mai uno bello, eh? L'evento più bello dell'anno per quanto ne riguarda altro che WrestleMania. E quest'anno Triple H ha detto: noi lo vogliamo buttare fuori. E con buttare fuori intendo questo orrore. Si sono inventati una cintura. Qualche sheik avrà pagato la WWE miliardi di dollari per una cosa del genere. Mi ha ricordato quest'altra porcata. Ve la ricordate? La cintura data a Braun Strowman per The Greatest Royal Rumble Ever. Per una sera aveva valore e poi mai più. Ecco, secondo me quella roba avrà lo stesso senso, perché quella cintura si difende solo nei pay per view della Saudi Arabia. E la cosa che mi ha fatto un po' innervosire è che si sfideranno il campione di SmackDown contro il campione di Raw e la campionessa di SmackDown contro la campionessa di Raw. Quindi Gunther contro Cody Rhodes e Nia Jax contro Liv Morgan, no? Per non il loro titolo in palio, ma per questo schifo, ok? Il lato positivo è che ci vedremo Gunther contro Cody Rhodes, che potrebbe essere un match molto figo, anche se purtroppo già vi posso dire quale sarà il finale, e vi spiego perché. Dopo questo annuncio incredibile, arriva sul ring Gunther, che sapete, mio padre, assoluto, il miglior campione intercontinentale della vita, uno dei migliori wrestler al mondo, e spero rimanga campione di pesi massimi in vita, comincia a fare un promo contro un ospite speciale a bordo ring. Ma chi sarà mai? Goldberg è tornato in WWE. Gunther comincia a fare questo bellissimo promo dove dice: ah, io preferivo Bret Hart a te, tu sei un pessimo padre, insomma cose incredibili davanti al figlio. Allora Goldberg si trigger, fa ridere che ha provato a scavalcare il muretto che divide il pubblico dal ring ed è quasi cascato nel farlo. Vi ricordo che Goldberg ha quasi 60 anni, io direi che basterebbero match di Goldberg, ragazzi, soprattutto dopo l'ultimo con Roman Reigns che ha fatto veramente cagare. A quanto pare è nato un feud fra Gunther e Goldberg. Arriva Sami Zayn e poi Triple H alza la mano a Goldberg. Tra l'altro, piccolo spoiler, io mi sono visto la puntata di Raw e Gunther ha battuto Sami Zayn, no, quindi rimanendo campione. Io vi posso già fare uno spoiler, ragazzi, sono sicuro che la WWE farà così. Dato che vogliono fare Goldberg contro Gunther e il match si dice per la Royal Rumble, secondo me a Crown Jewel
dato che i sceicchi arabi avranno pagato tanto per avere Goldberg lì, vedrete voi. Nel main event, Gunther contro Cody Rhodes. Per dare una vittoria a Cody Rhodes, importante, perché sta andando con un feud contro Kevin Owens, che muo' è cattivo, è tornato The Rock, bla 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 bla, l'arbitro andrà a KO, arriverà Goldberg, farà una spear su Gunther. Gunther perderà il match contro Cody Rhodes, diventando Cody Rhodes il secondo che ha sconfitto Gunther di sempre dopo Sami Zayn, e questo sarà l'inizio del feud per arrivare alla Royal Rumble fra Gunther contro Goldberg. Che, ma perché fate sta cosa, ragazzi? Ma chi lo può vedere nel 2025 un match fra Gunther e Goldberg? Vi prego, io l'unico match che volevo vedere con Gunther era contro Brock Lesnar, se mai tornerà in WWE dopo gli scandali con Vince McMahon. Quello era un match che volevo vedere, perché era il match secondo me finale di Brock, dove lui dava la torcia da vera beast a Gunther. Ma Goldberg, ragazzi, andiamo al penultimo match della serata, cioè Rhea Ripley versus Liv Morgan con Dominic Mysterio nella gabbia da squalo. Spooky. Io vi voglio ricordare una cosa, che in tutto questo, tra questo feud fra Damian Priest e Rhea Ripley contro Judgment, io vi ricordo che Liv Morgan è la campionessa di Raw, è la campionessa dei pesi massimi femminili di Raw. Ragazzi, è campionessa tipo da 4 mesi, non ha difeso il titolo neanche una volta, a parte contro Rhea Ripley. È una delle campionesse peggiori che abbia mai visto. Non gli fanno fare dei feud diversi da Rhea Ripley. Avete delle superstar incredibili a Raw, Io Sky, Joy Stark, Valkyria. Perché non ha feud contro personaggi diversi da Rhea Ripley, dove c'è necessità del titolo? Cioè, se volevate fare un feud fra Liv Morgan e Rhea Ripley così, ma che gliel'avete data a fare il titolo a Liv Morgan? Se vedete questi match fra Rhea e Liv e vi immaginate, Liv senza cintura sono la stessa cosa. Infatti questo match è la versione peggio di quello di SummerSlam, perché dura di meno. Liv Morgan per tutto il tempo colpisce la gamba infortunata di Rhea, ma non aveva infortunata la spalla? Rhea domina per tutto il match, poi il finale non ha veramente senso. Infatti è stato bocciato il finale, spoiler. Di solito quando ci sono i match con la gabbia, con un tizio appeso dentro, di solito la WWE spiega come il tizio si libera e apre la gabbia. Ok, io non sono riuscito a capire come cazzo ha fatto Dominic Mysterio a liberarsi e a uscire dalla gabbia lassù. Dove ha trovato la chiave? Come ha fatto a uscire? Non lo sapremo mai. Comunque lui tipo cade, rimane appeso tipo una pignata. Rhea decide, ma sai che ti dico, a me non me ne frega niente di combattere contro Liv Morgan. Esce da ring, prende una candlestick e comincia a colpire Dominic. Per carità, è stato divertentissimo, ne valsa la pena solo per quello. E poi arriva un momento un po' triste, perché ritorna Raquel Rodriguez. A nessuno è fregato niente. Il gelo nell'arena, a nessuno è fregato niente dell'arrivo di Raquel Rodriguez, che colpisce Rhea, la riporta sul ring, gli fa la powerbomb, poi prende Liv e gliela mette sopra, ma l'arbitro ha suonato la campanella tipo mezz'ora fa per squalifica. Un triste match con una fine ancora più triste, ragazzi. Rincuoriamoci con il main event Roman Reigns e Cody Rhodes contro Jacob Fatu e solo so qua. E se questo match vi sembra lo specchio di questo, John Cena e The Rock contro R-Truth and the Mates, com'era il motto di quel match? Mai più amici, una volta sola, one in a lifetime. Qual era il detto pure di questo match? Pure loro saranno solo questa volta colleghi? Questa è l'ennesima prova di come la WWE stia provando a far diventare Cody Rhodes il nuovo John Cena. Io ve lo dico, non ci riuscirete mai. Cody Rhodes è Cody Rhodes, John Cena è John Cena, non ci sarà mai un nuovo John Cena, ragazzi. Cioè, se vedete le top superstar nella storia della WWE, sono sempre state stravaganti. Mi faccio un esempio: siamo passati da Bruno Sammartino a ad Hulk Hogan, dopo Hulk Hogan è stato Bret Hart, poi vi posso mettere Stone Cold Steve Austin, e poi The Rock, e poi John Cena, e poi Roman Reigns, e mo Cody Rhodes. Non so perché, ma c'è qualcosa che stona con Cody Rhodes. Io lo adoro, la sua storia, adoro il fatto che è campione, ma come face of the company, io sto per dire qualcosa di sus. Secondo me devono farlo diventare heel, deve diventare il patriota della WWE, secondo me, perché gli somiglia pure come look, no? E non sono l'unico che lo dice, pure nel podcast Undertaker ha detto la stessa cosa, vi metto una fotina qui. Secondo me la vera run di Cody Rhodes ci sarà quando diventerà heel, diventerà quello che ha sempre odiato, in questo caso intendo Roman Reigns quando era heel. Quello allora potreste prendere, però face Cody Rhodes comincia a rompermi un po', perché è il classico babyface simil John Cena, ma non sa essere neanche super babyface come era John Cena all'epoca d'oro. E il match in sé è un tag team match di SmackDown. L'unico motivo per il quale questo match è importante è il finale e il fatto che ehi, è il primo match di Roman Reigns dopo WrestleMania, ehi, possono coesistere loro due. Guardate quanto Jacob Fatu debba diventare il membro più figo della Bloodline. Molto figo è stato lo splash di Cody Rhodes su Jacob Fatu, che ci
uscita quando Jay Uffato l'ha fatto per la prima volta proprio su Cody Rhodes. Per il resto c'è stato poco feud fra Roman Reigns e Jay Uffato, perché si stanno tenendo quel match secondo me per un pay per view più avanti. Solo Sokoa un pochino più frizzantino l'ho visto, anche se sempre un pochino slow, qualche kick out simpatico, ma ripeto, la chicca è il finale pure di questo match, ragazzi, la chicca è il finale. Cody Rhodes e Jay Uffato sono fuori dal ring, sul ring c'è Roman Reigns e solo Sokoa. Roman Reigns sta per colpire solo Sokoa, arriva Tama Tonga e Tangaloa, i campioni di coppia di SmackDown incredibili che fanno un po' di casino. Solo Sokoa colpisce Roman Reigns, 1, 2, un tizio misterioso allontana il pinfall da solo Sokoa e tu dici oh my god, chi potrebbe essere, incredibile. E ritorno di Jimmy Uso, che non vedevamo da tipo 5 mesi, un tantissimo. Fa piazza pulita, super kick per tutti quanti, spear di Roman Reigns, 1, 2, 3, Roman Reigns vince, quindi Cody Rhodes e Roman Reigns vincono il match, incredibile. Si abbracciano Jimmy Uso e Roman Reigns, questo vi farà capire che a Survivor Series ci sarà probabilmente Bloodline originale contro Bloodline 2.0, con spero la Bloodline 2.0 che vinca, ragazzi, perché hanno bisogno di un po' di credibilità queste persone incredibili. Dopo il match la Bloodline 2.0 attacca Cody Rhodes, Roman Reigns sta andando via, Jimmy Uso dice no, ritorna indietro perché è un amico, bla 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 bla, tornano indietro, fanno di nuovo piazza pulita, Roman Reigns dalla cintura a Cody Rhodes come per dire tornerò da te, incredibile. E poi il momento più figo della serata, tolto Lenny Nasel match iniziale, che è il ritorno di Papa The Rock, incredibile, che entra nell'arena, fa un gesto tipo 1, 2, 3, fa un segno sus come manco fosse Undertaker e se ne va via. I rumors dicono che a WrestleMania ci sarà un triple trial match fra The Rock, Roman Reigns e Cody Rhodes, che per quanto mi riguarda sono 3 WrestleMania, ragazzi, che facciamo il main event sempre con gli stessi personaggi, ragazzi, un pochino più di varietà sus. Io per quanto mi riguarda WrestleMania vorrei, per quanto possa sembrare strano, The Rock contro Cody Rhodes e basta. Roman Reigns lo farei fiudare con qualcos'altro, non lo so, o match contro John Cena, perché il farewell tour di John Cena, e quindi un ultimo match fra loro due potrebbe essere simpatico, oppure il match contro Jacob Fatu se lo terranno per WrestleMania. Però probabilmente faranno un triple threat match a WrestleMania, che per carità, i triple threat match a WrestleMania di solito sono sempre belli. Ultima kick post pay per view, si va nella backstage area incredibile con Kevin Owens che diventa heel, distrugge Cody Rhodes, e ora ci sarà un feud fra Cody Rhodes e Kevin Owens finalmente cattivo, perché si è stancato di vedere Cody Rhodes che collabora con la Bloodline quando lui la odia. Mi ha fatto ridere che tutto questo è stato fatto nel network da WWE come se fosse un footage di qualche fan. I rumors dicono che non l'hanno fatto in diretta perché avevano paura che il pubblico potesse fischiare Cody Rhodes. Posso dirvelo col cuore in mano, io avrei voluto Randy Orton che diventasse heel e avesse attaccato Cody Rhodes, perché un feud fra Cody Rhodes e Randy Orton cattivo secondo me vale molti più soldi che Cody Rhodes contro Kevin Owens cattivo. E questo è Bad Blood, un pay per view un pochino meh, ma che ha uno dei migliori di una serie match degli ultimi anni, e gli altri match sono veramente dimenticabili a parte il finale della maggior parte di loro, incredibile, ragazzi. Che tra l'altro li volevo far lavorare con me oggi su Seschedo, poi li ho messi a lavorare perché ho un sacco di video da editare, un pochino li faccio lavorare pure loro perché altrimenti non posso lavorare solo io qui, incredibile. Ragazzi, vi ringrazio di cuore, che cosa c'è con voi, e ci vediamo al prossimo episodio delle 4 chiacchiere di gode di tutte le serie godose su questo canale, incredibile, alla prossima.